Io lavorando con Duccio Camerini una volta mi disse: "Allora Simone, tu adesso entri in una stanza, ascoltate, poi vi giuro non mi ammorbo più, entri in una stanza, accendi la luce, guardi la libreria, vai davanti alla finestra, guardi fuori dalla finestra, ritorni, spegni la luce e chiudi la porta." Allora, questa azione semplicissima, da come la faccio e con quale intenzione faccio le cose, potete capire senza dire una parola chi sono, che cosa sto vivendo e che cos'è per me quella stanza. Ad esempio, entro. Accendo la luce, come l'accendo, mi guardo la stanza, mi ricorda qualcosa? Sto rivivendo qualcosa? Sono titubante? Ho paura che qualcuno mi senta? Poi vado davanti alla libreria, vedo un libro, sento un rumore, allora vado alla finestra, chi è? Oppure vado alla finestra, guardo fuori, mi ricordo ancora qualcosa? Ho paura, chiudo la luce e chiudo la porta. Cioè, questo per dirvi che il semplice entrare dentro una stanza racconta tantissimo, come disse Mastroianni. Buongiorno, devo dire, portare una cosa tutta a vedere, buongiorno. Da quel buongiorno puoi capire tante cose, il rapporto che c'è tra me e lui, il rapporto che ho con la stanza, cioè, perché una volta non ci pensa, perché voi vedete il prodotto finale. Capito? Però a volte questo non è permesso perché non viene sottolineato, cioè dice: "Ah, beh, ma non è importante, c'è la parrucca con i capelli bianchi." E no, la fai l'anno, cioè la parrucca bianca, sono passati 30 anni, già c'è così, come quando ce la 20, non può essere. Quindi il lavoro sulla, ecco perché poi si fa, ognuno, io sono aperto a 360 gradi, uno, posso, però io ho avuto la fortuna di avere Al Pacino al laboratorio di Francesca De Savio, ci è venuto a parlare. E ha detto una cosa importantissima: bisogna nutrire l'attore, nutrire lo strumento. Tutto quello che è vita, che ecco appunto a cavallo, ti capita di comunicare, di leggere una cosa, non si deve limitare soltanto alla conoscenza intellettuale o a leggere o conoscere tutti i testi, no, la praticità di prendere uno strumento, a usare la lega, che ne so, il saldatore, se vi capita, bisogna farlo perché capisci tante cose più, cioè del campo di battaglia. Sul campo di lavoro. Ecco. Grazie. Una cosa, ecco perché ci fanno tanti esercizi che aiutano, per esempio il lavoro sugli animali, non è che uno è pazzo e vuole fare il gorilla, però se tu pensi a come vuoi usare il tuo strumento, essere libero di usarlo appunto per avere una postura diversa, o fare un cattivo o una persona implosa, capito? Il lavoro di come si muove il gorilla, capito? Questo non è il gorilla, non so, toro, qualsiasi leone, però questo ti permette di avere una libertà, come si appoggia il gorilla, come sta con la schiena, ecco perché si fa, per avere una libertà dello strumento, in modo che tu puoi lavorare semplicemente su, cioè non è che bisogna fare grandi cose, non è che se devi fare un killer devi andare a uccidere qualcuno, sì, perché poi ci arrivi così, cioè tanto spiego, no, però allora ti documenti attraverso la tua esperienza, quello che hai come bagaglio, puoi arrivare a capire che cos'è che porta, per esempio, il valore della vita, cioè capito? Tante cose, basta ecco, pensare al valore della vita, chi uccide. Quanto valore dà la vita? A sangue freddo, poco. Allora qual è il problema? Cioè, capito? I lavori sono tanti, puoi fare tante cose, anche a casa da solo. Basta sapere, cioè basta avere la voglia. Basta. Allora, proprio il fatto che è un piacere.